Buon pomeriggio a tutti. Ciao. Benvenuti nella mia cucina e ciao da me e da Raffaele il regista. Da Raffaele il regista. E Ciao. rispondi. Allora, che cosa facciamo oggi? Facciamo i sofficini. Siccome dobbiamo aspettare un attimo che il latte arrivi a bollore, io lo metto già nella pentola. L'avevo già accesa per accelerare un po' i tempi. Quindi latte e burro. Gli ingredienti sono tutti nel link. Comunque sono 250 ml di latte e 30 g di burro. Ora nel frattempo che questo si scioglie un po', aspettiamo che arrivi qualcun altro. Perché tu già ridi? Ok, allora. Abbiamo detto il latte, il burro. E un pizzico di sale. Il sale lo possiamo chiudere, non serve più. Lo mettiamo qua. Una volta che si scioglierà il burro e il latte arriverà a bollore, aggiungeremo insieme tutta insieme la farina. Va bene? Ora aspettiamo. Nel frattempo, voi diteci se si sente, si vede tutto. Penso di sì. Io abbasso il volume e sono con voi. Ciao Laura, ciao Katia, ciao Tonia e ciao Rosanna. Ciao a tutte e benvenute. Ditemi, avete visto il video della focaccia che ho pubblicato ieri? Se l'avete visto, ditemi che cosa ne pensate. Era abbastanza esaustivo, era fatto bene, vi è piaciuto? Ditemi che io accetto tutte. I vostri suggerimenti. Suggerimenti, raccomando, con la C. Allora, ecco, abbassiamo un po'. Puoi venire per favore a far vedere qui che il latte bolle e il burro si sta sciogliendo? È esattamente lo stesso procedimento che si fa per i bignè, quindi, solo che qui c'è il latte mentre per i bignè c'è l'acqua. Ok, il burro si è sciolto. Cosa facciamo? Aggiungiamo la farina tutta insieme. Così. Tutto un colpo. Tutta insieme, sì. Mescoliamo così e formiamo una palla. Facciamo assorbire bene la farina, continuando a mescolare e a cuocere. Se non fate questo procedimento e lo togliete adesso, troverete i grumi della farina e non è buona. Aspettate che sia tutta ben assorbita e avremo un solo, non voglio dire una palla. Perché ridi? Ciao ragazze. Ok, quando sul fondo si forma una patina, così. Il composto è pronto, va bene? Ora che cosa si fa? Si trasferisce qua in una ciotola e adesso lo andremo a lavorare. Tolgo questo e nel frattempo metto già a riscaldare l'olio. Facciamo così. Questo qui, anche se è caldo, con delicatezza. Piano piano andate a impastare. Mi trasferisco qui così forse ci riesco meglio. Allora, al momento vi sembra tutto grumoso, adesso vedrete che diventerà liscio. Allora, scotta, naturalmente è bollente, però è sopportabile il calore, almeno per me. Ciao Mariella. Sì, Rosangela, penso che tu possa usare il latte di soia. Sì, anche il latte senza lattosio, tranquillamente. Vedete come sta diventando già liscio? Se non ce la fate, che il calore è troppo forte per voi, aspettate qualche secondo. Io ce la faccio.
Non mi dà fastidio. Queste sono le mani d'acciaio. No, che mani d'acciaio? No, mani di amianto. Nemmeno mani di amianto. Ciao Marianna. Ciao Ciarita. Vedo se sono sul link. Sì, le dosi sono nel link. Comunque ho usato 250 ml di latte. Io ho usato il latte intero. Voi utilizzate quello che preferite, non cambia un granché. 30 grammi di burro e 250 grammi di farina 00, perché non serve una farina forte, perché non deve sviluppare nessuna maglia glutinica, non dobbiamo far lievitare niente. Ecco qua, vedete? Lavorando l'impasto. No, però. Ecco, sta. Sì, ora c'è. Se si era bloccato mi dispiace. Comunque No, sono ancora. non è successo Forse si è niente. bloccato solo per noi. Ciao Graziella, cosa stai facendo? I sofficini. Allora, vedete? Com'è liscio? Si vede? Bello liscio liscio. Ora cosa facciamo? Lo copriamo e lo teniamo qui per qualche minuto. Nel frattempo le prepariamo il ripieno. Allora, ripetiamo per chi è arrivato adesso. Vieni. Abbiamo messo a scaldare 250 ml di latte con 30 g di burro e un pizzico di sale. Quando il burro si è sciolto e il latte ha cominciato a bollire, abbiamo aggiunto tutta la farina, tutta di un colpo, tutta insieme. Abbiamo mescolato fin quando sul fondo della pentola non si è formata una patina. Abbiamo tolto l'impasto, lo abbiamo fatto raffreddare 1 minuto o 2 e poi abbiamo impastato e abbiamo ottenuto questo composto liscio. Ora, il ripieno. Qual è il ripieno? Pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto. Nella ricetta io ho messo anche la besciamella, ma la besciamella, come scritto anche nel link, è facoltativa. Io in questo caso, questa volta non l'ho voluta, non l'ho messa. E allora prepariamo il ripieno. Mozzarella, prosciutto cotto e qualche cucchiaino di pomodoro e origano. Naturalmente potete variare il ripieno a seconda dei vostri gusti. E quindi farlo solamente pomodoro e mozzarella, oppure con i funghi, oppure oggi una signora mi ha chiesto se poteva mettere il tonno. Naturalmente può mettere il tonno, potete mettere la carne, potete mettere quello che volete voi, quello che più preferite. Però i sofficini classici sono questi e ci si aggiunge la besciamella. Io non l'ho voluta aggiungere perché li dobbiamo mangiare noi e li ho voluti rendere un po' più leggeri. Ora cosa facciamo? Prendiamo il nostro composto, ne prendiamo un pezzo e l'altro lo teniamo al coperto. E lo andiamo a stendere. Come vedete, è semplicissimo da stendere, non serve neanche la farina. Ehi, dove va? Facciamo così. Lo mettiamo qui.